Se c'era un malato grave nelle case vicine, venivano a svegliare Margherita. Sapevano che non si rifiutava di dare una mano e lei destava uno dei figli perché l'accompagnasse. Diceva: "Andiamo, c'è da fare un'opera di carità." Fare un'opera di carità, con questa semplice espressione, a quei tempi si mettevano insieme molti valori che oggi chiamiamo generosità, servizio, impegno per gli altri, amore concreto, altruismo. D'inverno, ricordava Don Bosco, veniva spesso a bussare alla nostra porta un mendicante. Attorno c'era neve e domandava di dormire sul fienile. Margherita, prima di lasciarlo andare su, gli dava un piatto di brodo caldo, poi gli guardava i piedi. Il più delle volte erano ridotti male, gli zoccoli consumati, lasciavano passare acqua e tutto. Lei non ne aveva un altro paio da regalare, ma gli avvolgeva i piedi in pezzi di panno e li legava come poteva. In una casa dei Becchi abitava Cecco. Era stato ricco, ma aveva sprecato tutto. I ragazzi gli davano la baia. Forse lo chiamavano Cicala. Le mamme, infatti, lo indicavano ai bambini e contavano la storia della formica e della cicala. Mentre noi lavoriamo come formiche, lui cantava, faceva baldoria. Era allegro come una cicala e adesso vedi com'è ridotto, impara. Quel vecchio si vergognava a chiedere l'elemosina e sovente pativa la fame. Margherita, quando era notte, lasciava sul davanzale un pentolino di minestra calda. Cecco veniva a prendersela camminando nel buio. Giovanni imparava, più la carità che il risparmio. C'era un ragazzo che faceva il garzone in una cascina poco lontana. Si chiamava Secondo Matta. Al mattino il padrone gli dava una fetta di pane nero e gli metteva in mano la cavezza di due mucche. Doveva condurle al pascolo fino a mezzogiorno. Scendendo nella valle incontrava Giovanni che portava anche lui le mucche al pascolo e aveva in mano una fetta di pane bianco. A quei tempi un pane così era una raffinatezza. Un giorno Giovanni gli disse: "Mi fai un favore? Volentieri. Vorrei che ci scambiassimo il pane. Il tuo deve essere più buono del mio." Secondo Matta ci credette e per 3 giorni di seguito, è lui che lo racconta, tutte le volte che si incontravano scambiavano il pane. Soltanto quando fu uomo, il signor Matta ci pensò su e capì che Giovanni Bosco era una brava persona.